Fano, memorie dell'ultimo anno di guerra a 80 anni dalla liberazione. È il titolo della mostra organizzata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia che si è aperta mercoledì 21 agosto nei locali della Darsena Borghese di Fano. Tante le foto che mostrano i ricordi dell'epoca, aerei, carri armati, case distrutte, segno dell'invasione delle truppe tedesche nel territorio. Una sola data è rimasta impressa nei racconti riportati dai più anziani, quella del 27 agosto 1944, giorno in cui le truppe polacche liberarono la città. Per ricordare il giorno della liberazione, Fano intitolò anche diverse strade, quella di via 27 agosto, che collega via Roma con via 4 novembre, via Divisione Carpazzi a Sant'Orso e via Brigata Maiella a Centinarola, per ricordare i patrioti volontari abruzzesi di una delle prime formazioni partigiane italiane, decorata con medaglia d'oro al valore militare. L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Fano ha organizzato una mostra inerente a che cosa? Inerente, tramite immagini e testi, la liberazione avvenuta 80 anni fa, la città di Fano, liberazione dall'occupazione nazifascista. Chi entrerà a vedere la nostra mostra si accorgerà degli avvenimenti che hanno preceduto e sono succeduti alla liberazione. Conosceranno dei personaggi che sono stati fondamentali nella vita della città di Fano e ne hanno permesso la rinascita. Fino a quando è possibile vedere questa mostra? La mostra è iniziata ieri 21 e terminerà il 28. La documentazione è stata ottenuta grazie allo studio del Bianco e alla raccolta di testi reperibili presso la Federiciana di Fano. Alle sue spalle un ricco programma. Sì, questo è il programma che ha organizzato il Comune di Fano e a cui noi abbiamo aggiunto la nostra iniziativa. Paolo Alberto, alle sue spalle delle foto che avete ritrovato, quanto è stato difficile ritrovare questa documentazione? È un lavoro che è andato avanti anni e ancora va avanti. Fortunatamente nuovo materiale emerge sempre che ci dà la possibilità di ricostruire in maniera più precisa la storia della nostra città. In questo caso stiamo parlando appunto del passaggio del fronte avvenuto 80 anni fa, uno dei periodi più drammatici che la nostra città ha sicuramente vissuto, un periodo fatto di purtroppo morte, distruzione, saccheggi, ma che poi, una volta passata la tempesta, ha dato anche la possibilità ai nostri concittadini di provare a sognare un mondo migliore. Il 28 c'è un importante evento, di che cosa si tratta? Nell'ambito delle manifestazioni organizzate proprio per celebrare questo importante anniversario verrà proiettato qui alla Darsena Borghese un estratto del filmato realizzato da Gastone Mazzanti e da me dal titolo Fano 1935-1945, che in origine ha una durata di 4 ore e mezza poiché è suddiviso in 6 puntate. Qui faremo una sintesi di circa 1 ora e mezza e daremo così la possibilità per chi non l'ha visto di ascoltare dalla viva voce dei testimoni quei drammatici eventi. Ad oggi il ricordo dello storico fanese Alberto Berardi, che riportava su un giornale le parole della mamma, che alla domanda che cosa provarono in quella giornata del 27 agosto 1944 rispondeva sempre nella stessa maniera: ti par niente? Non avevamo più paura.